Napoli a voce di creatura, casaglie chiano chiano, e tu sai che non si sola. 21 aprile 1600. Quanti anni mancano per la tregua con loro? Altri 10, ce ne vorrà di tempo. Nazionalisti siriani, aia. Ah, io sto convertendo ad Adana e non Antiochia. Ho sbagliato posto. Speriamo che non schioppi la Siria, perché sennò è un casino. Che volevo rilasciarla. Però come cristiano ho sbagliato provincia. Qui sta salendo, dimmi di sì. Ok, la Persia risolve il problema a quanto pare. Perfetto. Covert action. Fabricate claim. Su Verona. L'ho riperso il claim. Ma com'è sta storia che perdi claim? Ah, perché ce l'avevo per via della missione. Rivale del rivale. Chi sarebbe? Boemia. Si può fare, si può fare. Non ho nessuno da mandarci, ma si può fare. Ok, ci hanno appena scoperto. Allora, relation, improve relation. Dai. Dai. Forza. Nel 603. Pelo pelo, dai. Antiochia. Ok. Meno tasse per tutti. I Burgess stanno già a 59. Magari li sfruttiamo per prendere dei punti. Ho dei soldi. Ok. Allora. A livello economico sto sempre inguaiato. Ok, Antiochia. Io devo sempre togliere un generale, purtroppo. Cioè, ce n'ho uno forte che non riesco a... Anche se allora potrei fare lo stesso scherzo, rilasciare tipo o Bosnia o Ragusa, più Bosnia mi sa, e prendere i territori della Bosnia. Questa cos'è? Serbia, hai capito? Qui c'è di nuovo qualcosa che sta assediando, non vedo cosa. Adesso sono amichevoli, stranamente, loro. Ok. Niente, non ci arrivano amicici. Lady di Ahasa e Bamanis. Bamanis addirittura. Livello 13, livello 14. Con la Lituania come va con i favori? Siamo a 2, ci vogliono 10 anni per costruire un po' di... Qui, come siamo messi? Mi sa che la guerra che potremmo fare è contro i Mamluks. Vieni qua. O contro i cavalieri. Contro i cavalieri. Ce l'ho il casus belli? Yes. Sono in una trade league. Mi ritroverei di nuovo Venezia, Firenze, Memmingen e Friesland. Palle. Se l'avessi fatto con belligerante prima. Con loro come siamo messi?
60 di trust, perfetto. Con l'Austria 65 addirittura. Ok. Ungheria. Mi sa che non serve Ungheria, rilascio la Bosnia. Quindi addio. E loro vediamo un po'. Che cosa fabbrichiamo claim adesso? Ankara. Vediamo se nel frattempo loro hanno preso altri claim. Sì, grandi, ci danno giù, ci danno pesante. E allora a sto punto facciamo... Ah, adesso posso fare Gaza, giustamente, perché ho Cipro, faccio Gaza. Ok. Ok. Mi sembra tutto buono qua. Qual è l'inculatura? Sale un po' di influenza a loro. Perfetto. Wow, 88. Vediamo che ci possono dare. 100 punti diplomatici. Ci servono? Ci servono? Non ci servono. Però stiamo annettendo tizio, quindi potrebbero. Minister. Mastermind. Maestro del conio. Sì. Pieno altre influenze però. Ok. Questo perdono solo loyalty. Ok. Mastermind. Ok, mission strength però ci serve al momento. Quindi l'ho preso inutilmente. Speriamo non muoia nel frattempo. Però costa uno sproposito. Vabbè. Non ce lo possiamo manco permettere. Allora, dicevamo... Ci andiamo a divertire contro i Mamluks. Ok, siamo a 25. Io vorrei sapere sta cosa. Papal sanction for our dynasty. Come si fa ad ottenere? Non l'ho capito. Non l'ho capito. Non so se è una questione che il Papa deve fare proprio un'azione o che... Fine del matrimonio. Noi abbiamo sempre problemi di successione a quanto pare. Quindi dobbiamo... Per forza di cose sposare i nostri vassalli, mi sa. Eccolo qua, Bisanzio. Ce lo richiede. Due di legittimità andate così nel cesto. Andiamo a Sirte. Probabilmente dovremmo cominciare a costruire qualcosa che ci dia potere economico. Tasse. Bassissimo. Ah, 11, grande. Production. Oppure uno di questi fighi. Local goods. Quanto costa? 506. Ok. In Calabria. Taxation, non c'è niente più di granché. Da dove li chiamiamo adesso? Qui stiamo facendo una missione. Qui siamo già comunque a 100. Con 18 uomini sono un po' troppo pretenzioso, diciamo. Quindi andiamo a prendere qualcun altro. Milano addirittura da bere. Non so i Mamluks quanta gente abbiano al momento, vediamo un po'. Che poi penso sia The Mamluks, se non ricordo male, che ogni volta no, stanno qua. 24.000 uomini, livello 13, livello 16. Ok, dovrebbe essere fattibile con 36 uomini. Le navi potrebbero impensierirci, ma... Darfur, Mogadishu, Morocco, Yemen, aia, Marocco non c'era prima, Marocco ci può rompere le balle abbondantemente.
Marocco ci può rompere le balle abbondantemente. Castiglia, ti riesci a occupare di... dell'amico? Vediamo, dai. Se 12 navi commerciali, portiamole qua. Ok. Alfonso, ma sempre 312, 231, cioè incredibile. C'è uno strong claim almeno? Ah sì, di quasi quasi ci conviene farci morire il tizio quando lui sarà maggiorenne. Dovrebbe addirittura spingersi un po' così da confinare con gli ottomani su due bordi. Dove sono le navi? Sono qua. Ok. Uno, due e tre. I suoi marocchini che vengono sparati qua sotto. Ok. Sì, sì, auguri a farmi cadere quel forte così. Ok, come non detto. Abbiamo pinzato con uno. Fermi. Castiglia, vieni a darci una mano? Che dici? 25-1. Ah, Castiglia è scesa lì. Ok, allora appena riusciamo a buttare giù questi. Ok, quindi la missione siamo riusciti a farla. Vediamo la prossima missione. Conquer Graufunden. Che roba è? E perché? Perché dovrei conquistare questo? Cioè, che senso ha una missione contro la Svizzera? Non lo so. Andiamo a liberarci il suo problema, Marocco, va? Tra un po' ci fanno cadere il forte, fatto, Brandi. Quello è un livello 4? Livello 4 caduto così. Aia. Aia, aia, aia. Fermo. Che qui avevamo... uno con la sedia, vai. Possiamo chiedere di nuovo soldi a loro? No, mi sa che l'abbiamo fatto. 50 punti amministrativi, no, perché? Perché chiedere prestiti? Ma che gioco del cavolo? Quando fai così, ecco che qualcuno mi fa un regalo, no? Non posso perdere tutti questi punti amministrativi. Quanti ne guadagno? 5 mesi o 10 mesi. Vado col prestito. Vado col prestito. Mamma mia,
459 di prestito. Conquer Aleppo. Aleppo già mi piace di più perché... Esatto, roba persiana. Però io voglio rilasciare la Siria. Potrebbe essere complicato. Sta dando missioni a caso, praticamente, il gioco. Non ci posso manco andare. Lui può andare cazzo gli pare, io no. Fa piacere. Ok. Ok, smontiamo qualche marocchino, grazie. Ok. Marocco esce? No. Ok, prendigli Fez, va. Vediamo se riesco a dargli una mano. La Bulgaria è entrata, mo ho degli uomini da qualche parte. Questi. Venite via un attimo. Tu vieni qua. Ok, lì non mi piace tutti sti uomini. Sono venuti tutti qua. Quindi andiamo a buttare fuori i marocchini per il momento, dai. Gli è caduta Fez. Benissimo, caduta Fez. Probabilmente usciranno adesso. Tutti i soldi, grazie. Che probabilmente prenderà l'amico. Hai dei claim su di me? E vabbè, tanto Ragona penserà a te. Ah, eccolo. Ho perso il generale, quanto pare, sì. Ma è morto quello dell'assedio. Ok, fatti fuori. Le navi dove che stanno? Venite qua. Ok, chissà dove cazzo andranno. Navi. 5 uomini lì. Ok, se ne sono andati al creatore. Allora, Marocco. Sai che c'è? Ancora no? Ma cos'è che ti faccio tenere i soldi? Un going battle. Ma dove? Ah, quella. Vabbè. Se proprio ci tiene. Dove sono le navi? Bisogna andarsi a liberare di questi, eh. Mameluk però, hanno creato un po' di uomini bello presto presto. Mi sa che abbiamo cambiato missione, nel frattempo. Temesh. Non mi dispiacerebbe. Castiglia verrebbe addirittura. Austria. Sì. Lituania. No.
che non abbiamo ancora favori. Però chi sono alleati? Polonia, Wolfsburg, Portogallo, Parma. Wow. Ok. Questo già mi piace di più. Ok. Vabbè, Mamluks. Ma dai, qualche provincia? Tipo queste? Any force, dobbiamo far cadere questa. France, vai, passa. Brabant. Sa che guerre stanno facendo. Skopje. Wow. Tutto sto casino qua, perché? Non voglio avere problemi. Dove posso evitarlo? Non so, ci sono pure due navi da trasporto, per piacere. Ci hanno preso tutta quella zona, incredibile. Siamo una pure esostia. Non pensavo, Ma in tutto ciò, no? Castiglia. Ma quando è che viene a fare un danno pure te? Ah, vedi Mamluks, tornano qui. Perché io non posso passare? Ah, perché c'è questa. Ok, torna qua. Tu vai lì. Vai lì. Saliti a bordo. Ok. Oh, vengono cazzuti, eh? Vai Geronimo, vai. Vanno via. Tornano qua. Ah no, eccole. Siamo addirittura in vantaggio numerico. Li becchiamo? Li becchiamo, vai.
Ok. Vai Castiglia. Fiuto il tempo. Vabbè, sarà una guerra da continuare nel prossimo episodio. Ciao ragazzi. Namule nusola mare. Namule adore mare.